secondo me giustamente diceva che ogni artista dà il suo meglio in 10 anni, ogni regista in 10 anni, e lui applicava questa concezione a se stesso. Dice: io ho dato il mio meglio tra il 52 e il 62 e 63, cioè tra i Vitelloni, cioè poco dopo lo Ceppo Bianco, a questo film. Sei d'accordo con quello che diceva Fellini se stesso? Secondo me Marco è un film straordinario, la nave Lancia, cioè praticamente Fellini anche è nero. Sono d'accordo che l'arco di tempo più o meno dura 10 anni, ma a lui temo che sia durato di più, perché appunto dopo altri mesi c'è l'accordo, forse anche Roma, c'è Casanova, insomma, ci sono grandissimi film anche dopo, un po' più lungo lui è durato, periodo buono. E quando dici che ti influenza, c'è qualcosa nei tuoi film, nel tuo cinema, dove un po' svelatamente hai, tra virgolette, rubato da perché? A me piace molto la commedia italiana e ritengo che Fellini sia il più bravo di tutti nel rappresentare la commedia italiana. Più divertente, è il più bravo di tutti a coniugare una parte drammatica e la commedia, anche se di solito non viene associato ai registi della commedia italiana, invece secondo me ne fa parte, ma è la punta più avanzata. E, no, io in questo senso mi influenza, cioè trovo soddisfacente un qualcosa che scrivo solo se dal mio punto di vista cerca di contenere un equilibrio tra dramma e commedia. Un film tout court drammatico non mi divertirei a farlo, e anche il contrario. Sì. Ritorniamo in America con la prossima sequenza, anche questa volta non dico il titolo perché sono sicuro che lo conoscete. Posso permettere anch'io moltissimo a Paolo. Vediamo la sequenza numero 4.